Paleo Castrizza, la spiaggia più famosa e premiata di Corfù. Oggi sarà una giornata tranquilla, ma non meno interessante, perché andremo in un piccolo villaggio pluripremiato per la sua bellezza e qualità delle acque. Oggi andremo a Paleo Castrizza per vedere le sue 5 baie sotto al monastero. Guidiamo per 15 km in direzione ovest. È un tragitto semplice che si può fare in auto e in moto e parcheggiare vicino alla spiaggia. Dopo le scalate di ieri alla doppia baia di Porto Tivoli, oggi abbiamo scelto una meta più comoda, perché tutte e 5 le baie sono raggiungibili a piedi o in macchina e il parcheggio è qua vicino. Sono tra i due speroni di roccia che racchiudono le due baie, proprio sotto al monastero, dove ci si può sdraiare liberamente o affittare da lettini a escursioni in barca. Ma ci basterà attraversare i 100 metri del parcheggio dell'acquario di Corfù per raggiungere l'altra baia. La seconda è questa, sia attrezzata di tutto punto con ombrelloni e sdraio che tranquillamente libera. Le altre tre, sempre sia attrezzate che libere, si trovano lungo la costa rocciosa. Ideale per fare sia snorkeling che immersioni. Tutta la costa è piena di calette e bar con ristoranti fantastici, proprio come questa che si affacciano direttamente sul mare, dove ci si può rilassare mangiando o bevendo qualcosa. Quindi possibile trovare una spiaggia perfetta per chiunque, sia per chi è in cerca di relax e sia per i più avventurosi che magari vogliono cercare una roccia da cui tuffarsi. Spero che Paleo Castrizza vi sia piaciuta, ma nel salutarvi vi ricordo di lasciare un like e di iscrivervi al canale, che sto preparando altri appuntamenti. Domani andremo a vedere il canale dell'amore e non vorrete mica perdervelo.